Siamo davanti al cimitero di Villa San Giovanni, dove alcuni cittadini hanno segnalato che c'è sporcizia all'interno del cimitero. Ecco, noi oggi con le nostre telecamere siamo venuti qui a documentare quello che tra poco vedete attraverso le nostre immagini. È sporco il cimitero. Sì, adesso infatti abbiamo parlato col custode perché c'è una sporcizia inadeguata e poco rispettosa per tutti, per i cittadini e anche soprattutto per i morti. Purtroppo Quindi è da tanto tempo che è così che lei frequenta. lo devo frequentare perché. Dico da molto Sì, tempo che in ma questo stato, ecco. ultimamente ho notato molto di più. Quindi Molto di nessuno si più. interessa, ecco, per rispetto ai, come lei diceva prima, Certo, degli però la animali. prima che rispetto devono rispettare, è normale, ma tutti i cittadini, non solo uno. Deve partire soprattutto dal primo cittadino Quindi e controllare la un'amministrazione situazione. assente. Io penso che più sono i cittadini, perché adesso sto notando che stanno facendo i controlli, però ho notato che non sono Al centro. adeguati, accettabili. Tutto Sì, ma sporco. già sono pure io andato a reclamare. Perché è Io sporco? ho detto che c'è una discarica qua, non è come si dice. Un po' di contegno anche per i I poveri morti. defunti. Tutto qua buttano, guarda, tutto. Lei cos'è? Fa. Quindi diciamo, un abbandonato, ecco, un cimitero abbandonato senza che Il nessuno venga a cimitero pulire. abbandonato, sembra che di nessuno qua. Guarda che roba che c'è. Anche un po' di rispetto per i Per i defunti. morti. Un po' di rispetto per i morti. Tra poco arriva anche la festa Sì, infatti dei sta da poco e defunti. c'è anche Vedo qualche che stanno pulendo fuori, ma dentro non sono arrivati ancora. ancora Ecco, non sono voi cittadini siete indignati di questo. arrivati. Ma io sono andato proprio martedì. Martedì, sì, che Al ricevo comune? al comune. Mi ha assicurato che passano per pulire. Vediamo se. Però ad oggi Speriamo non è che sia. arrivato nessuno. Speriamo che sia la verità. No, mi ha. Dice. Sia in programma che dobbiamo venire a pulire. Vediamo se Ma questa. quando non si sa. No, Non si sa. per Io i morti lo faranno. mi auguro e spero che nella Per i bontà di morti. tutti che succede un po' di pulizia, perché non è possibile un decoro del genere. Sì, ma un tantino, sembra che stanno lavorando, poi non lo so Sì, qualcuno l'abbiamo visto se pure anche questo. dentro, fuori stanno lavorando, sulla salita stanno lavorando, internamente ancora effettivamente non è a posto Colpa dell'amministrazione, chi non però. No, le controlla, colpe chi non vigila, chi non vigila non mi per questo. pronuncio in questo perché non, la politica non mi interessa. Ogni tanto perché veniamo dal Reggio, perché c'è mio cognato, per cui non è che lo conosciamo Anche il tanto. Reggio mi pare che non sono tanto Però politico. Tutti i cimiteri sono così, Sì, da Reggio è Reggio. Quindi ancora anche peggio. Reggio è così. Reggio non ne Sì. parliamo, questo è oro in confronto al Confronto Reggio. al Reggio. Perché è più piccolo, Ecco, ma non magari. si ha neanche rispetto per i morti, ecco questo. Non si ha Lo so, ma niente. il rispetto. Niente, non c'è nessuna cosa. Rispetto ce lo dobbiamo portare noi. Il comune, secondo me, Ci dovrebbe essere qualcuno non che investono vigila, su no? queste cose, non hanno Interessa. interesse a investire. Perché ci sono i cassonetti per buttare le cose, non c'è bisogno che lo buttano a terra. Poi è questione pure di educazione da parte di chi frequenta Si il viene al cimitero cimitero. anziché buttarli a. Ci sono i Però se non cassonetti. puliscono oppure. Sì, ma io facciamo adesso, sotto dove era il colombaio di mio cognato, c'era una carta unta, non lo so, di Sì, catrame, l'ho proprio presa e l'ho sparato buttata dove dentro il prendono, l'ho aperto di cestino. Chi carta l'ha nostra. portata quella carta unta in quel modo? Non lo so. Qualcuno l'ha messa, E dice. l'abbiamo messa nel E anche il cassonetto. cittadino che non Sì. rispetta, ecco. Diciamo che l'80% è il cittadino e gli diamo il 20% di colpa al comune, no?